Eccoci qui, bentrovati. Oggi non voglio ammorbarvi più di tanto sul dietro le quinte, insomma, perché all'orizzonte gli scenari che si stanno prefigurando lasciano immaginare che andiamo incontro ad un periodo, definiamolo particolarmente caldo, che riguarderà, come sempre, come spesso capita da queste parti, le vicende legate al club, le vicende societarie. Voglio, almeno per oggi, rimanere però ancora strettamente collegato a quello che è stato l'ultimo risultato sul campo del Foggia di Zdenek Zeman, che ha fatto stropicciare gli occhi, perché insomma questo 5-1 che di fatto è maturato nei primi 45 minuti di gioco si porta dietro la grande bellezza, la bellezza di un gioco iridescente che è tornato a fare la sua comparsa qui allo Zaccheria e che inevitabilmente riporta indietro al periodo aureo di Zemanlandia. In diversi mi avete chiesto di svelare quello che, come dire, è un dato, un record anche statistico legato a 100 anni e passa di storia rossonera. Quante altre volte il Foggia è riuscito nella sua storia centenaria a realizzare 5 gol nei primi 45 minuti, a calare il pokerissimo. Bene, oggi sono nella condizione di, come dire, darvi una risposta e di dirvi che ci sono sostanzialmente due precedenti oltre a quello di domenica scorsa. Il primo si perde nella notte dei tempi perché è datato 2 ottobre 1932. Si giocava allo Zaccheria la stagione 32-33, che insomma ha un significato particolare da queste parti perché coincise con la prima promozione storica del Foggia in Serie B. Allo Zaccheria, quel giorno ovviamente non era ancora lo Zaccheria, ma era semplicemente il campo di Viascoli. Il Foggia si impose 6-0 e il primo tempo si concluse però sul 5-0. Per i gol, pensate, tutti segnati da un unico calciatore, Gino Bellotti, che in quella stagione aveva appena sostituito un simbolo del calcio rossonero degli anni 30. Mi riferisco evidentemente a Marchionneschi. Bene, che succede? Ah, noi penso che non andava qualcosa. Vabbè, dobbiamo rifare.